Buongiorno mondo! Oggi ho deciso di vloggare perché è una giornata un po' speciale, comunque non starò in casa sul divano. Che devo andare a Modena per incontrarmi con la Sara. E praticamente il pretesto vero è perché ho vinto un giveaway che lei e una sua amica hanno ideato. E praticamente bisognava ricreare un make up stile autunnale, si chiamava foglie d'autunno se non mi sbaglio, e io ho vinto. E quindi oggi mi darà tutti i bei premi che ho vinto, tra cui tipo delle maschere per capelli, delle maschere per i piedi anche ho visto, però sono curiosa, e altre belle cosucce che magari vi mostrerò in un video e recensirò. Partirò tra un bel po', però mi sono alzata presto stamattina perché il mio gatto Borchito oggi perderà la sua virilità da gatto, perché oggi lo castrano, infatti è venuta la veterinaria qualche minuto fa. Novità, i miei capelli, nel senso che li ho tagliati adesso con la sciarpa che ho addosso, non si vedrà un piffero, però li ho tagliati qua, più o meno, adesso stando con la sciarpa non si vede niente. Indovinate chi è rimasto abbandonato per la seconda volta in macchina? Vabbè, spero che non passi nessuno perché mi sentirei un po' una cretina. E infatti oggi non so come farò a vloggare in giro a Modena perché di vlog dove parlo proprio davanti al telefono ininterrottamente e in mezzo alla gente sarà la prima volta che lo faccio oggi, quindi sì, meno male che c'è la Sara che mi può dare sostegno morale. Ma c'è una Sara qua? Ma ci sta a salire qua? Infatti. Ok, oh, ci siamo. Allora, siamo in giro a Modena a cercare da cibarci. Cibarci, sì, adesso vediamo se mangiamo vegano oppure... Esatto, oppure... non siamo vegane ma mangiamo vegano perché ci ispira. Sì, cioè, vabbè. Se siete vegani non odiateci. Tanto a noi la verdura ci piace. Quindi... Esatto. E se no trovavamo un sushi anche, che siamo entrambi amanti del sushi, vediamo un po'. Adesso vediamo, perché lui mi ha mandato anche tipo una settimana fa, quindi cioè non è che cioè, ho voglia, una cioè, astinenza. Siamo troppo male, però... però mi devo tenere per domani che è Halloween e mangerò un botto di schifezze, anche quindi... Io, cioè... Grazie. Questi sono i tuoi, questo è il tuo pacchettino. Sì. Ok, fatti. Grazie mille. Non è quello, adesso prendiamo. Questo qui è bello. Siccome non ho pazienza, le andassate subito. E sono stupende. Allora. No, veramente, poi 39 euro, ma una miseria a confronto. Belle, belle. Poi qua c'è il pacchettino della Sara, che dopo a casa aprirò. Allora, la Sara ci sembra te la passa gioia, direi. Abbastanza anche. Che poi il mio sembra pieno, ma in realtà praticamente c'è la scarpa delle mie scarpe vecchie. La scarpa delle mie scarpe, la scatola delle mie scarpe vecchie e il suo pacchettino. E poi c'erano delle maschere bellissime da Douglas, tipo lei si è fatta la spesa. È a posto per l'inverno. Amore, tutto Halloween. Questa è la faccia che ci ho quando mi dicono che ci sono i soldi. Comunque, dopo vi lascio il link della Sara qua sotto perché lei è tipo una fashion blog. È vero. È Chiara Ferragni di Bologna. No, comunque abbastanza seguita ed è brava in quello che fa, quindi vi lascio tutti i link sotto. Il nostro amico Cipollo. No, Cipollo, no. Dove vai, Cipollo?
quanto è figo il carichino della Sara, che anche al contrario. Peace, love and battery. E poi è gommosino. Ma che si chiama il sito dove l'hai preso? Mr. Wonderful. Mr. Wonderful. Adoro. I nostri bambini. Allora, io sono appena tornata a casa, ho questo schifo in testa perché mi devo lavare i capelli e una persona mi sta guardando dalla finestra. Ciao, ciao Stella. E sì, quindi non badate allo schifo che ho nella zucca, ma devono assolutamente essere lavati i miei capelli. Aspettavo domani che era Halloween, la mia festa preferita, e non potevo non essere fabulous per la mia festa. E quindi adesso tempo che sto aspettando la veterinaria che mi riporti la belva a casa e vedremo un po' come starà. Secondo me sarà rincoglionito totalmente dall'anestesia. E adesso vi faccio vedere le cose che ho preso oggi a Modena con la Sara, ho fatto un po' di acquisti e soprattutto apriremo assieme il pacco del giveaway che ho vinto, così vi faccio vedere quali premi mi hanno gentilmente regalato la Sara e la Lara, che saluto. Un bacio a entrambe, la Sara era quella di prima, per chi non avesse capito, ma direi che si è capito. Spero che si senta bene l'acustica, perché sono nel pianerottolo di casa, perché si vede meglio, perché ormai sta iniziando a calare il sole, non c'è luce, e qua si vede meglio. Comunque sono queste scarpe qua, vi faccio vedere bene, ecco, fatte così, che io adoro perché sono doppiamente aperte, non so come diranno i lati aperti comunque. Con queste piccole borchette, e anche nel vlog le vedrete meglio. E le ho prese nel negozio che si chiama Chocolat, per chi è di Modena magari lo conosce. Sono strafatte bene, la qualità è ottima e hanno queste fibbie qua che io adoro veramente, mi piace un sacco come stanno. Allora, questo è il pacchetto che mi è arrivato da Crazy Factory e direi che possiamo anche aprirlo assieme, vedere un po', non mi ricordo neanche più cosa ho ordinato sinceramente, dovrebbero essere due piercing per l'ombelico e uno per il naso. Ho ordinato questo septum ad anella chiusa, argento, semplice, e spero che la misura sia giusta perché se è troppo larga sono disperata perché ho paura che mi sia troppo a penzoloni e sembri una mucca. Quindi se è troppo larga tornerò tipo in un negozio che ho visto a Modena, che oggi ce n'era uno molto più stretto, e però non ho saputo se prenderlo perché appunto uno stava aspettando questo, poi se appunto quello era troppo stretto e l'altro li fanno provare giustamente, perché sennò dopo, cioè, se l'hai usato te lo devi comprare per forza. E quindi boh, vediamo questo qua che costa anche molto meno di quello là, vediamo un po', dopo vi saprò dire. Però boh, occhio e croce, mi sembra buona come misura. Poi ho preso questo piercing per l'ombelico, molto semplice, bellissimo, cioè molto semplice, però mi piace un sacco l'effetto che ha tipo palla da strobo nel fondo. E l'ultimo è un altro piercing per l'ombelico, che questo io ci ho sbavato dietro un sacco, è fatto così, lo metto a fuoco, metti a fuoco, tipo madreperla, però sinceramente mi fa un po' cacare, cioè speravo meglio l'effetto. Non è stagra, anche perché c'è questa chiazza bianca al centro. Vabbè, questo è il riflesso della mia lampada, però chi se ne frega. Però se vedete questa chiazza, se vedete già questa chiazza bianca al centro, mi fa un po' cagare. In foto non era così, sinceramente, era un pelo più bello. Però vabbè, magari indossate tutt'altra cosa, adesso vediamo. Oltre alle scarpe che vi ho già fatto vedere, nello stesso negozio, sempre a Chocolat, ho preso queste. Pam. Sono praticamente dei calzetti da mettere insieme alle scarpe, perché appunto quelle scarpe sono aperte di lato, quindi un conto è che metti magari o il piede nudo, però sarebbe un suicidio volontario perché mi farebbe un male cane il piede dopo due passi. Se no metti tipo delle calze trasparenti o comunque calze carine. Io oggi avevo le collante, quindi stavano da Dio, così mi piacevano un sacco, però volevo anche prendere delle calze normali. E ho trovato queste qua con le stelline, che sono veramente stupende, mi piacciono un sacco. Poi sono andata da Sephora e ho preso la limited edition di Mercy Handy, che praticamente questo sarebbe al gusto unicorno e sa di rosa, praticamente ed è buonissimo.
Da notare il grazie stupendo. Ma grazie a voi che mi avete fatto sentire una vincitrice per una volta nella mia vita. Ho vinto qualcosa. Ok. Adoro spacchettare. Carta. Mi piace. Oh. Tan tan tan. Partiamo da questa bellissima cosa. Ah, la Yankee Candle. Lemongrass and ginger. Che pronuncia. Bellissima. Questo è Sweet Illusion. Non mi ricordo cosa sia. Devo leggere perché non ci leggo. Color da... Ah, un fondotinta. È un fondotinta. Numero 102. Chissà se mi si adatterà al mio colore. Beh, un fondotinta più non fa mai male. Questo ero troppo curiosa di provarlo. Allora, questo, se non sbaglio, esatto, è praticamente lo sbiancante per i denti. Al From Coconut Shells, quindi c'entra col cocco. È uno sbiancante per i denti ed è tipo quello tutto nero, secondo me, che ti lascia la bocca tutta nera e dopo te li sbianca. Adesso dopo mi dovrò leggere un po' le istruzioni. Mi sentite urlare? Mi sentite urlare? Ah, io volevo troppo provare i prodotti di questa linea perché mi hanno sempre ispirato, vedo tutte le foto su Instagram e boh, mi sono sempre piaciuti un botto, cioè mi ispiravano un sacco. E questa è una maschera idratante e siccome adesso sono fissata con i miei capelli che li voglio prendere sul serio, nel senso li voglio proprio curare, far crescere sani, lunghi, belli, magnifici, mi ci metto sotto e questo sarà il mio grande aiuto. E poi è strapesante, cioè non botto, 100 grammi. Allora, questo penso sia tipo un gel detergente per la pelle, se non mi sbaglio. 3 in 1. Ah, peeling, cleansing, mask. Sì, quindi deterge, pulisce, insomma, qualcosa di sicuro utile per la mia skin care. Questo è petali di vaniglia, crema, souffle, corpo, bottega verde. Già mi piace la parola petali e vaniglia. Una tinta viola per Halloween, proprio la metto domani. Buono, ho già deciso. Questo di che marca? Che non riesco a leggere. Vivid Hot Liqueur, non riesco a leggere, mi spiace. Ma secondo me è la numero 78. E mi ispira un sacco. Non ho mai provato un colore simile, cioè colori che ci andavano vicino sì, tipo quelle della NYX, però così viola no, e il viola è il mio colore preferito. Color French Manicure Pen. Ah, è la penna per fare il French sulle dita. Beh, piedi. E mi piace troppo il packaging, con i granchietti, è questo piccolo piede. E non so come funzioni, ma i miei piedi saranno bellissimi dopo questa cosa. Ecco qua il mio labello, che non fa mai male adesso che viene l'inverno. E tipo io uso un sacco di burro cacao perché le mie labbra vanno a farsi benedire. E niente, un labello normale che può sempre essere utile. Direi che è finito tutto. Questo era il pacchetto del giveaway. Io ringrazio ancora un sacco la Lara e la Sara per aver fatto tutto ciò, questo benedio per me. E vi giuro che è un botto di cose, cioè non ho mai vinto niente in tutta la mia vita. Adesso mi sento tipo we are the champions, my friend. Faccio capire la situazione, come faccio io i video improvvisati. Sì, feticisti, fatevi sotto. E sembro tipo una rom, un'accampata. Un Zulu che si è accampato in casa di qualcuno, un abusivo. Guess who's back? Back again. Burkito is back. Tell our friends. Bene amici, dalla mia cameretta, dalla mia bellissima cameretta, con questa bellissima luce che mi fa sembrare una cinese che abbia fatto una lampada al contrario, e con questi bellissimi capelli vi saluto perché non penso che continuerò il vlog, anche perché l'unica cosa che mi rimane da fare è mettere via tutto quel bordello che ho lì dietro, andare a casa di Massimo e guardare Netflix, quindi sì, non è un itinerario molto interessante secondo me per voi. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, spero vi sia piaciuto, spero non sia stata una noia assurda. Ho cercato di fare qualcosa un po' fuori dal normale. Ringrazio ancora la Sara per il bellissimo pacchetto, anche la Lara, e soprattutto la Sara per la compagnia di oggi, per avermi sopportato tra i negozi. E niente, noi ci vediamo presto con un prossimo video. Un bacio!